Quest'oggi il mondo cambierà. Dopo non so quanto tempo, ho perso la memoria dell'ultima volta che mi sono allenato. Ricomincia il training at home. Mi sono fatto spedire da mia mamma gli attrezzi che avevo qui a casa a Firenze. Il tappetino, che tra l'altro è Supreme, avevo preso nel drop un giovedì a caso. Pesi, un po' per gli impegni, un po' per la pigrizia. Probabilmente più per la pigrizia, non l'ho fatto davvero per un botto. E quindi è giunta l'ora di ricominciare. E quale momento migliore se non adesso che siamo in quarantena, non possiamo uscire di casa. Ne approfittiamo per sfruttare il tempo. Quindi oltre alle registrazioni dei video e a giocare in generale con gli amici, a leggere qualche libro, guardare qualche serie su Netflix, si ricomincia a sudare un po'. Let's go! Per oggi, che è il primo giorno dopo tanto tempo di assenza con l'allenamento, direi che può finire qua, anche perché sono sfinito. Non so se vi ricordate il video che feci sul canale del mio allenamento, ma è molto stressante, è tipo una super serie infinita con solo 3 recuperi di 30 secondi. Manubri, flessioni, spalle con le sedie, petto distesi là, un po' di addominali, qualche saltello in qua e là. È il primo giorno, quindi non esageriamo. Ovviamente non ci concentreremo tutti i giorni sulle stesse fasce muscolari. Domani proveremo a fare anche un po' di affondi e un po' di squat. Per oggi basta così. Giorno 2 di allenamento. Mancano ancora 29 giorni alla fine di questo mese. Sarà lunga, ma si parte con il time lapse. Secondo giorno di allenamento terminato, i primi saranno i più difficili in assoluto perché riprendere con costanza la forma è davvero difficile. Ho ancora il fiatone, ragazzi, sono stremato. Spero comunque che allenandomi tutti i giorni il mio corpo in qualche modo recuperi lo strappo dei muscoli. Gambe le odio. Giorno 3. Quest'oggi allenamento in compagnia con la Sofia che farà da spettatrice. Mi fa male tutto. In bocca al lupo a me. Giorno 3 completato, io credo che superata una settimana dopo sarà tutto in discesa, quindi restate con me. Giorno 4, quest'oggi musica nelle orecchie, dovrei fare gambe ma mi fanno ancora malissimo, quindi proverò a fare un paio di affondi, se poi mi rendo conto che è impossibile continuerò con un altro tipo di allenamento. We can do this! Numero 5, mi sono scordato ieri di fare la chiusura, forse perché ero stremato, veramente distrutto. Quest'oggi mi sento molto carico, sarà che ho intensificato un po' l'allenamento, forse non sto facendo colazione troppo bene, ma alla terza serie sono completamente sfinito, forse ho aggiunto troppi esercizi nella sessione dell'allenamento, comunque sono soddisfatto. Oggi ho avuto un po' di cose da fare, ci alleneremo prima della sera, perché non si molla un giorno. Per quanto gli esercizi siano molto simili ogni giorno, sto cercando di variare un pochino, per esempio mettendo alla fine tutto l'allenamento gli addominali, perché dopo ogni ripetizione mi distrugge, non che io riesca a farli alla fine, però... a fare la doccia. Giorno 7, dopo oggi sarà un'intera settimana di allenamento e saremo ad un quarto di questo mini percorso. Un po' di affondi, braccia, spalle e squat. A farmi la doccia adesso. 7 giorni su 7. Adesso ne mancano 23. Giorno 8, che la seconda settimana abbia inizio. Ormai la sessione di allenamento è così lunga che non entra più nel time lapse. Sono morto. Inutile dirvelo, sono a pezzi. Ci vediamo domani, ragazzi, cioè tra qualche secondo. Giorno 9, fuori piove e noi ci alleniamo. Cioè io mi alleno, Sofia. Oggi, raga, devo dire la verità, l'allenamento è un po' fiacco, non so, mi mancavano forse un po' di energie, domani si riparte con gli affondi, non ne ho voglia. Decimo giorno di allenamento, dopo oggi saremo ad un terzo di questo video, questa cosa mi dà molta fiducia e non perdiamo tempo.
alleniamoci e poi si cena. Aggiornamento, non so se si è percepito dal timelapse, ma mi sa che mi sono strappato una gamba. Ho fatto malissimo a fare gli affondi, quindi non ho continuato con l'esercizio delle gambe. Spero che riposando un paio di giorni mi passi, perché non riesco neanche ad abbassarmi, che mi brucia tantissimo. Però non significa che ci fermeremo, infatti non ci fermeremo. Continueremo senza allenare le gambe, che non mi piace neanche tanto. Giorno 11, la gamba fa ancora male, si tiene duro e ne mancano solo 19, no, ne mancano 20, cioè devo fare questo. Piano piano qualche risultato si vede, però sono curioso di vedere al 30° giorno, e poi ovviamente continuerò magari con 2-3 allenamenti a settimana, che sarebbe la cosa più indicativa in realtà da fare. Faccio una bella doccia, sono sudato, fradicio. Giorno 12, aggiornamenti, non mi fa più male la gamba, quindi proverò a rifare gli squat e gli affondi, sperando di non ricreare la stessa situazione, perché non è stato molto piacevole. Gli allenamenti stanno andando alla grande, quello di oggi è andato perfettamente, durano un po' più del solito, perché voglio fare tante cose più possibili, voglio diventare una bestia. Bene, smetto di dire stupidaggini, ci vediamo domani. Giorno 13, sono riuscito anche oggi a svegliarmi, la Sofia sta cucinando, mi sento abbastanza bene, non mi fa male niente, quindi non so se è un buon segno o un cattivo segno. It's time to mange. Giorno 14, siamo quasi a metà dell'opera. Non perdiamo tempo, concentrazione e dedizione. Non so come ho fatto a finire l'ultima serie, non ho idea. Giorno 15, siamo sempre qua. Sono sincero con voi, all'inizio di questo percorso non credevo che ce l'avrei fatta, perché ero fermo da un sacco di tempo, ma adesso siamo esattamente a metà, iniziamo a vedere la fine del tunnel. 15, domani. 16, mi è arrivato un attrezzo per fare i piegamenti a terra. Adesso lo montiamo. Questa è la base, ci sono due maniglie, devi metterle su questa piattaforma. Dorso, petto, tricipiti e spalle. Oggi ci divertiamo. Hi guys, I'm really proud of my workout of today. I'm super fradicio, so now it's doccia time, then dinner. Giorno 17 o 16, non mi ricordo più. Non so se dal time lapse si percepisce, ma mi sono rifatto male alla stessa gamba. Non sono in grado di fare gli affondi, non sono proprio capace, zero. Tecnica, meno uno. Giorno 18, still grinding, non ci ferma nessuno, maglia militare e si va. Vede questo? Determinazione. No scherzo, fa un caldo cane, sono stufato. Giorno 19, ancora assetto militare con la maglia dei mates. Ci continuiamo ad allenare. Solito problema con gli affondi. Probabilmente è meglio se non li faccio più, finché qualche trainer o persone che comunque sanno qualcosa a riguardo mi spiegano bene, perché sbaglio sicuramente il movimento. Completamente zuppo. Allenarsi tutti i giorni può sembrare semplice, ma non lo è. Magari non sembra neanche semplice. Giorno 20, dopo oggi saremo a 2/3 del nostro percorso. Ormai ho preso questo impegno e dobbiamo portarlo a termine. Fastidiosa. Giorno 21, ci alleniamo, cioè mi alleno io, lei non fa niente. Oggi avevo zero voglia, però abbiamo fatto il possibile. Ci vediamo domani. Day 22. Indovinate un po'? Ci alleniamo. Anche per oggi abbiamo dato ricompensa.
cinese. Vado in doccia, anzi vado a fare le doccia. Giorno 23, numero di Michael Jordan e della Sofia. Che la Sofia pallavolo c'è il 23. Ma indovinate un po', non guadagna milioni di dollari e non porta avanti nessuna squadra. Ci alleniamo anche oggi, sì. Giorno 24, voglia di allenarsi zero, ma lo faremo comunque. Fuori gioco, completamente distrutto, forno acceso, stasera pizza. Jour 24. Ho sbagliato comunque, non era il 24 oggi, è il 25 Sofia, 25. Giorno 26, ultimo allenamento di questo video a Firenze, domani torno in quel di Milano. Quattro giorni e finisce questo video, dopodiché avrò un po' di tregua. Minimo. Giorno 27, accendiamo le luci di San Siro. Ecco, meraviglioso. Ho attrezzato la stanza come ai vecchi tempi e adesso ci alleniamo. Madonna raga, fa un caldo qua. Day 27 complete. Giorno 28, a breve tu dormi, taglierai i capelli. Giuro, non vedo l'ora, anche se sono un po' spaventato. E qua è tutto pronto per allenarsi. Anche oggi è andato. Presto saranno anche i miei capelli, quindi i prossimi allenamenti li vedrete con dei capelli più normali di questi. Giorno 29, siamo agli sgoccioli di questa breve avventura. Mi ha fatto piacere ricominciare a fare determinati esercizi. Non cantiamo vittoria perché potrei ancora non riuscire a fare il giorno di domani. . 29 di 30. I capelli erano coperti perché la situazione è questa, quindi vediamo che coprirli forse è meglio. Ci vediamo domani per l'ultimo appuntamento. Giorno 30. Questo è l'ultimo allenamento di questo video. Dopodiché metterò un po' a sistemarlo per vedere che cosa è venuto fuori. Sono contento di aver ricominciato ad allenarmi perché fa bene muoversi anche quando si sta in casa tanto tempo. Quindi 30 giorni, stanchissimo come se fosse il primo giorno di questi 30. Però ce l'abbiamo fatta. Determinazione, costanza, forza di volontà, chiavi vincenti.